Riuscì ad esibirmi con musicisti bianchi, anche se dovevo entrare dall'ingresso riservato ai neri e starmene seduta in camerino fino a che non arrivava il momento di andare in scena. Però, una volta arrivata lì sul palcoscenico, mi trasformavo in Lady Day e tutti gli occhi erano puntati su di me. Portavo sempre una gardenia fresca nei capelli e il pubblico mi applaudiva e singhiozzava.